Lo stai già facendo? Arrivo. Ah, che sole! Buongiorno! Buongiorno e buon martedì. Oggi c'è un sole bellissimo, ma il tempo, cioè, ma il cielo non è molto promettente. Quindi mi sa che il sole sparirà molto presto. Intanto ho pulito casa, ho fatto la lavatrice e vi appoggio qui. E stavo un attimo per accendere il computer e guardare le cose che mi mancano da fare, tipo le robe che ho da commissionate da brand per lavoro, e quindi adesso mi ci metto un attimo. Intanto su Sky stanno dando Città di Carta, che non ho mai visto quello con Cara delle Vigne. E sto vedendo se sì, magari me lo guardo perché l'ho fatto andare dall'inizio e adesso mi sa che me lo guardo. È sceso il microfono qua intanto, vabbè. E mi è venuto in mente che la pietra che vi ho detto ieri si chiama forse ossidiana. Adesso controllo, vi do la certezza dopo. Mi pare si chiami ossidiana. E non mi ricordo qual era bene il sito, quello che praticamente scrivete il nome della pietra e vi dice le proprietà, i benefici, l'utilizzo, queste cose qua. E anche come purificarle, perché in molte mi avete chiesto come purifico io le pietre. E in sintesi, io per purificare le pietre le bagno semplicemente sotto l'acqua corrente, perché mi hanno sempre detto di far così perché è il metodo migliore. Però no, però ci sono altri metodi che ho letto e che vorrei provare, tipo, oddio, mi stavo strozzando, tipo col sale, dentro l'acqua sotto la luna, una determinata luna, tipo, ora non mi ricordo se era crescente o piena. Vabbè, devo cercarle tutte queste cose. Quando le proverò, poi vi dirò. Poi ci sono anche tipo le druse, possono essere delle ottime batterie per ricaricare le altre pietre, ecco, una sorta di batteria. Quindi voi appoggiate sopra la drusa le pietre che volete ricaricare di positività e queste si ricaricano in determinate notti, quindi sempre mi pare intorno a luna piena o cose così. Devo cercare bene queste cose, appena le cerco poi vi dico, perché sono propensa a fare anche delle nuove sperimentazioni come si dice, sulle pietre, sui minerali, sulla purificazione dei minerali. Quindi cercherò bene bene e poi vi saprò dire. E per adesso quello che so io è veramente povero, cioè io più che scusatemi, più che purificazione, che faccio veramente molto semplice con l'acqua corrente ghiacciata, cioè bella fredda, e poi la ricarica al sole e alla luna piena, mi concentro di più sull'utilizzare le pietre nel momento in cui mi rilasso, tipo magari quando faccio anche meditazione con mamma, accendo anche la white sage, che sarebbe la salvia bianca semplicemente. E tutte queste cose le trovate anche su eBay, mi pare, o su Etsy. Ci sono un sacco di negozi appositi dove vendono sia minerali che aromi, insomma, chiamiamoli aromi, o incensi naturali da profumare, insomma, l'ambiente per potervi poi rilassare. Mi piacerebbe tanto potervene parlare in un video specifico, quindi magari appena mi ci metto, butto giù due cose da dirvi, perché sicuramente mi dimenticherò di qualcosa, quindi forse è meglio che prima faccio una scaletta e poi faccio il video, così parliamo bene di tutto. Anzi, bellissima cosa, ditemi voi che cosa vorreste sapere da quello che so io, come faccio magari determinate cose. Scrivetemelo sotto nei commenti, così ne traggo magari da delle domande un ask diretto a questo tipo di argomento, quindi su minerali, pietre e rilassamento. Mi guardo Città di Carta. Che cavolo! Mi sono nato, ho fatto un sogno, tra l'altro, bruttissimo. Abbasso perché non si chiama il copyright. Ah, che poi mi avete chiesto anche perché ho dovuto mettere i pixel sulla foto vecchia dell'altro wiki. Angela mi ha fatto notare, mia cognata, mi fa: metti questa cosa oscura, l'amica che ti segnalano le immagini da Google, perché è proprio da lì che avevi preso quella volta l'immagine. E comunque stavo dicendo che ho fatto un sogno bruttissimo. Che siccome l'altro giorno c'erano delle vespe, un nido di vespe dentro al barbecue, cioè non dentro al barbecue, avete presente tipo i cosi fatti così, dove appoggiate le presine, le cose per il barbecue, no? Tutti gli utensili. E dentro questi cosini qua, da questa parte c'è il buco, e dentro i buchini c'era un nido di vespe che Andrea ha praticamente mandato via. E io quindi, si vede che il mio cervello ha catturato questa cosa, questa immagine, e nella notte l'ho sognato, tutto il nido di vespe in casa. E praticamente niente, in sintesi, questa bellissima vespa mi è finita. Ah, io poi avevo in mano uno spray che mi aveva dato sto tipo e non avevo visto che era un semplicissimo sgrassatore. Cioè, non era, da che mi aveva dato uno spray che pensavo fosse uno spray apposito, era uno sgrassatore. E io
Ho tirato fuori lo sgrassatore per tirarlo contro la... cioè per spruzzarglielo contro la Vespa, poverina. E praticamente la Vespa si è incazzata tantissimo e mentre moriva incazzata ha fatto questo movimento cadendomi nelle mutande. Io avevo i jeans, sapete quando dietro vi fa quella specie di... quando vi fa lo stacco, no? Dal jeans alla pelle. E mi è entrata in quel buco, ho proprio visto la scena della Vespa. Cioè, ma che cazzo di sogno. E intanto mi ronzava la Vespa dietro, nel culo. Va bene! In quest'estate il mio incubo mi sono svegliata urlando facendo tipo "Aah!" così, no? Vabbè, sono tutta deficiente. Volevo raccontare perché mi piace smerdarmi online. Buonasera. Oh, come lui. E dove stiamo andando? Dillo tu. Oggi è una giornata scazzo, veramente. Volete una Fisherman Friends? Andrea si è assonnato, però poi aveva tanta voglia di uscire. E gli ho detto, ma non usciamo, stiamo a casa. Intanto mi stavo preparando, però volevo uscire, quindi anche se è assonnato e stanco, stiamo uscendo. Non lasciamoci scappare questo delizioso Magikarp per farci dei deliziosi sushi di Magikarp. Se restate con noi della frittura di Paras. Gallarate di sera, bella serata si spera. Guardate la vastità. Mi lascio completare a voi. Buongiorno e buon mercoledì. Allora, io sto andando adesso in farmacia e poi in comune. Fatemi parlare. Perché stamattina mi ha accompagnato la mamma per rilevare che abbiamo fatto colazione poi insieme. Niente, adesso sto andando a fare tutte le commissioni, tra cui anche la carta d'identità. Sono in paese, sono tipo le 8 e non c'è nessuno. La farmacia per culo è aperta. Oh no, le 9 sono. Boh, vabbè, mi è voluto il tempo perché ero a rispondere a tutte le mail. Adesso sto andando anche in comune, ma mi sa che è tipo tutto chiuso. C'è il deserto qua, vabbè. Buon pomeriggio. Come vedete, è pomeriggio. Oh, ma con chi parli? Stiamo andando. Stiamo andando a fare la spesa. E dovevamo anche prendere le bollette da pagare prima. Vai domani tu. Certo, così tanto con la scusa esco. Esatto. E sta Ti fai cintura. scendere quel culone flaccido. No, devi fare col dito, mo. Quel culone flaccido. Praticamente c'è da fare anche la benzina. No, praticamente c'è da spingere. Perché mi sono dimenticato di fare benzina. Esatto, e quindi siamo tipo non a secco. La lancetta è andata oltre, ha fatto un giro completo. Vabbè, in Adesso tutto ciò. termineremo la spinta della In macchina. tutto ciò le scarpe da ginnastica, come sempre, quindi sono pronta per Oh, spingere. perfetto. Ho le tubular dei Fiat, molto comode per spingere. Stiamo andando, dicevo, a fare la spesa, no? Perché ogni volta che a casa Andrea sveglia andiamo a fare la spesa. Che settimana interessante! Io nel frattempo stavo scegliendo delle cose da Shein, che è diventato Shein, ma era Sheinsign. E ho trovato una borsa bellissima che Andrea ha detto, ma che... cioè, è bella, perché esteticamente è bella, ma è tipo piccola così, mi sa, che mi arriverà una roba tantissima, tanto piccola. Portafoglio con catenella. Esatto, una specie di pochette con catena. Ed è a forma di diamante ologrammato con i bordi neri, è spettacolo. Infatti, quella la devo prendere assolutamente. E poi c'erano altre due cose che potevo scegliere perché mi hanno chiesto la collaborazione solita. E io, un po' che in realtà non li cago, cinesi e amici vari. E ho detto, ma sì, perché no? Mi mancano un po' di pochette, mi prendo delle pochette. Ce n'era una forma di caffè bellissima, ce n'era un'altra forma di UFO. Tutta ologrammata anche quella, dopo te la faccio vedere. E oltre che quello, poi ho fatto, vabbè, pulito casa, ho fatto le solite cose, mi sono guardata la puntata di Cumbia Ninja e poi cosa ho fatto? Basta, ho fatto tante cavolate noiose che non vi sto a dire. E fa molto Ma in caldo. tutto questo stanno giocando a Crash. Cosa sto facendo? Credo vogliono comprare Cardano. Ah, io amo Pokémon Go! I love Pikachu! Credo. Guardate quanto è figo la mia cialda. Cioè, ma che bomba! Questa è proprio da foto Instagram, Tumblr e tutto il resto. Dove sei, amore? Oh, Ciao. ciao. Tu sei molto triste, quindi ti sei preso una A cuffetta. me non piace Guarda che vedere bella, adesso mi cuffette. scatti una foto. Ti scatterò una foto. Allora, stasera è un evento speciale. Oddio, sembro pelata. Andrea ha messo tre uova da 10 km in tre incubatrici allo stesso momento. E quindi si schiuderanno tutte insieme e noi siamo curiosissimi di sapere quanti Onyx riusciranno. No, a me tipo sono 5 livelli che non mi uscivano le uova da 10 questa sera.
me ne è uscita una e allora ho detto ok, forse è il caso che compro delle incubatrici. E ho shoppato allegramente le incubatrici che io per adesso rifiutavo di comprare perché le ho sempre fatte una alla volta e sai che palle, però con la scusa camminavo di più. Quindi niente, ho il fiatone. Comunque ho fatto questa pettinatura molto alla Kim Kardashian. Ho fatto dietro la treccia perché, piccolo consiglio per tutte coloro che come me hanno i baby capelli dietro la testa. Ma no, spiega questo dei baby capelli. I baby capelli sono quei capelli spezzati o piccolini che non crescono più di tot. E io ne sono piena. Si avvicina un gruppo di persone che mi guarderanno male, quindi mi devo muovere. Ho fatto una treccia per far sì che i baby capelli non scappino. E poi, quindi tutta dietro. E poi ho fatto la coda rigirando un pezzo di ciocca per nascondere l'elastico. E ho tirato con tutta la lacca e la spazzola ai capelli. Quindi, zap! No, non c'è uno stop per farvi il zap! Siamo pronti? Dopo aver camminato per tutta la sera, vai. Onyx. Ma che merda! Cioè, diciamo che merda perché da noi ce n'è un botto di pinsir. E poi vai. Madonna, Onyx. Ma no, ma ce l'hai L'ho appena già! preso. No, merda. Pini. Sì, questo è Onyx. Ci scommetto perché per come sta andando la serata, tutti Non ho i parole. Pokémon che abbiamo già. Mettiti a fuoco. Buongiorno e buon venerdì. Oggi è venerdì, lo so, lo so, lo so. Sono monotona e ve lo dico sempre. Infatti Andrea mi fa rinuncia perché oramai c'è cioè, veramente quest'estate, questi vlog, questi weekly vlog estivi non sono più weekly vlog perché mi sto godendo le giornate e la fotocamera la lascio a casa. In più era in caricamento e quindi non l'ho portata perché cercherò di riassumervi la giornata di ieri. Ieri siamo stati con Luana e Roby e quindi non ho ripreso niente, sia perché Luana non vuole essere ripresa e sia perché ci volevamo godere la serata, la giornata. Perché le vespe? Perché venite tutte qua? Mamma mia, che ansia, ste vespe. Dicevo, ieri ho sistemato. Intanto guardo fuori perché ho il terrore che entrano le vespe. Intanto ho messo il burro cacao, mi si incastrano le labbra sui denti. Non è molto bello, tipo rimanere così senza labbra mentre vi parlo. Niente, dopo aver pulito, poi sono andata a pagare le bollette. Le simpaticissime bollette, sono andata in centro con Angela e Isa e abbiamo pagato, anche lei doveva pagare delle cose, siamo stati in giro a pagare, proprio a buttare via i soldi, a pagare, io pago. E dopo di quello, cosa abbiamo fatto? Siamo tornate indietro e c'erano appunto Roby e Lula che ci aspettavano sotto casa. E siamo stati un po' qua a casa, abbiamo fatto provare i fucili, ci siamo divertiti un sacco e infatti vorremmo portarceli con noi a una giocata perché Roby vorrebbe tantissimo giocare e lui invece ha un po' di paura perché ha le stesse paure che avevo io, tipo che i pallini fanno male o in mezzo al verde magari caschi, ti fai male, muori, non lo so, succedono delle cose strane e invece veramente devi proprio provarlo soft air per capire che poi alla fine ti può iniziare a piacere, cioè è una cosa che io non avrei mai detto. E bisogna provare per credere e secondo me se me la porto dietro si inizierà, non dico ad appassionare, però si divertirà un sacco, anche perché ti sfoghi tantissimo. La sera siamo andati a mangiare il giappocino insieme, abbiamo fatto un sacco di cazzate, tipo un sacco di battute che secondo me andavano riprese assolutamente. Abbiamo dabbato e poi niente, abbiamo fatto un sacco di risate, davvero. Poi anche loro, intanto cambio sempre mano perché pesa sta videocamera. Abbiamo giocato a Pokémon Go tutti insieme, siamo andati in centro come dei matti in mezzo a gallarate eravamo. Poi non c'era nessuno ieri, stranissimo. Io continuavo a dire perché fa freddo, perché fa freddo. E io oggi ho cercato i costumi che sono qua dentro, che oggi la mamma mi ha chiesto se volevo andare con lei in piscina con la sua amica. Solo che poi alla fine lei mi ha detto che non vanno più in piscina ma vanno al lago e io odio andare al lago, specialmente in quel posto che si chiama Melissa, che è un posto praticamente a Sesto. Poi il fiume lì non è lago, ma è fiume. Quindi niente, ho cercato tutti i miei costumi e mi sono resa conto di avere tipo quattro costumi in croce, di cui due si sono rovinati, si è rovinato tutto l'elastichino. Mangio qualcosa, mangerò un'insalatina. Mi sa che ho l'insalata, quella che ho preso all'Esselunga. Il 21 agosto è il mio compleanno ed è una domenica. Organizzeremo qualcosa tipo la sera tutti insieme. E per la prima volta, cioè veramente assurdo, Gloria riesce a festeggiare. C'è stato un compleanno che sono riuscita a festeggiarlo e mi sono divertita. Ed è stato il mio 21esimo compleanno. Infatti, sulla torta c'era scritto 21 vittorie grande Baldoria. Perché io, amante del film 21, ero in fissa con questa frase.
E quindi io avevo fatto fare la torta con scritto 21 Vittorio Grande Baldoria e avevo invitato tutte le mie amiche che c'erano, non erano partite per l'estate, e quindi avevo festeggiato, cioè ero riuscita ad avere qualcuno insieme a me. E perché di solito io festeggio e non c'è mai nessuno, perché chi parte, chi magari quel giorno non c'è perché ha altro da fare. E io rimanevo sempre da sola soletta, anche quando ero piccolina, fuori a Vera Lon. Per la prima volta quest'anno riesco a festeggiarlo, io vi voglio appoggiare da qualche parte. Siete sulle mie medicine. Quindi ho mandato un messaggio a tutti quanti i miei amici. Per adesso pare ci siano quasi tutti e sono contentissima. Farò una cosa veramente tranquilla qua a casa. Festeggeremo la sera, prenderemo la torta o comunque qualcosa da mangiare di salato, di dolce. Metterò la musica a palla, ci divertiremo tutti insieme. Poi non so cosa vogliamo fare. Una roba tranquillissima, giusto per stare tutti insieme, per rivedere anche magari le amiche che di solito non ci sono, tipo che non, con il quale magari non riesco mai a mettermi d'accordo per vederci, tipo la Giadina, che voi avevate visto nei vecchi video. Niente, io adesso mangio. Mi sono appena ricordata che devo fare una cosa, quindi sto per uscire, mi sono preparata. E la telecamera ovviamente la lascio qui. Non volevo neanche truccarmi in realtà, però semplicemente messo un po' di fondotinta, ho usato quello minerale del Jade Mineral. Se vi state chiedendo come sono vestita, questo è l'outfit di oggi. Ho messo i jeans lunghi perché non fa caldissimo. La maglietta di Tezenis, questa qua con tutte le mani di Fatima. E poi le mani di Fatima. Poi i jeans, questi qua sono di, non mi ricordo, di OVS se non erro. Ed eccomi qua. Allora, i pasticcini di oggi che ho preso, tappa pasticcini, ho preso un babà, questo qua è al cocco, questo qua è a fiamma bianca e questa qua si chiama rosa al cioccolato, non mi ricordo cosa c'è dentro. E poi il mio solito succo al cocco. E mi sono messa alla vetrina per guardare questo splendidissimo parcheggio di Cardano. Buonasera, noi siamo appena tornati da una lunghissima serata di caccia. E siamo molto molto stanchi e abbiamo i piedi doloranti perché abbiamo camminato veramente i peli doloranti. Come hai detto i peli? I peti doloranti, I peti? i peli doloranti perché abbiamo camminato davvero tantissimo. Saluta! Buongiorno. Vi salutiamo e sicuramente vedrete questo weekly domenica perché già stasera sai che non funzionava più? Tra l'altro mi hanno detto entro 48 ore verrà chiamata, non sono mai stata chiamata. Niente, ci vediamo prossima settimana e noi domani perché io continuerò domani a weekly gare allegramente. Mua, ciao!